Si riparte dalla cultura, ma non solo. Al Festival del Jazz si affiancano gli eventi organizzati nell'area della Piccola, il drive-in sul piazzale della funivia che porta ai piani d'Erna e i fuochi d'artificio che, in occasione della festa del Lago della Montagna, il 27 giugno torneranno ad accendere il cielo lecchese. Il calendario degli eventi estivi 2021 in città è un susseguirsi di appuntamenti, grazie anche al contributo di LTM e di altre associazioni e realtà del territorio. Partiamo il 16 giugno con un'importante e ricca estate lecchese grazie all'inaugurazione del Lecco Jazz Festival. Arriveremo poi alla tradizionale festa della montagna che quest'anno finalmente riusciremo a dar corso nonostante le restrizioni della pandemia. Una ricca estate con tantissimi appuntamenti per grandi, piccini, per i giovani, per le famiglie, per tutte le età. Abbiamo voluto promuovere diverse iniziative nel campo dello spettacolo, della musica, del teatro e attività all'aria aperta. Importante ricordare alcune rassegne teatrali, piccoli percorsi e altri percorsi che si realizzeranno sul palco di Piazza Garibaldi, accanto al Lecco Jazz Festival, a tante numerose iniziative promosse da realtà del territorio che collaborano con l'amministrazione comunale. Non solo, abbiamo visto l'apertura di nuove piattaforme per cui le attività, le proposte culturali e ricreative che saranno promosse presso la Piccola e anche presso il piazzale della Funivia dei Piani d'Erna. E poi spazio alla cultura con due importanti iniziative legate ai nostri musei. Tanti appuntamenti con le mostre, le visite guidate all'interno dei nostri musei, ma due importanti inaugurazioni. Una venerdì 27 agosto, che vedrà finalmente l'inaugurazione del progetto Touch Me, i percorsi multisensoriari per i poli espositivi di Palazzo Belgioioso, e un'inaugurazione anch'essa molto importante che si terrà il 24 settembre, l'inaugurazione dell'archivio tecnico Badoni presso la struttura del Politecnico. L'Energie parte del gruppo ACSM AGAM al fianco di questa estate lecchese che riparte con la cultura. Per noi è molto importante sostenere la città di Lecco, il nostro territorio in questo momento, come stiamo facendo peraltro anche in altre iniziative. Questa volta si tratta della cultura allo spettacolo, un ottimo sistema per riprenderci dopo questa fase così pesante.